Doni da scoprire, seconda edizione, perché vorremmo che questo fosse un progetto anche continuativo nel futuro, che ci fossero quindi altre edizioni. Si tratta di un'esposizione che mette in mostra i gioielli, i tesori di Palazzo Sarcinelli, cioè le collezioni comunali, che appartengono quindi alla storia del palazzo e alla storia della città. Abbiamo scelto un tema, natura da vedere, perché le opere selezionate hanno come soggetto cardine il tema del paesaggio e della natura in un senso più ampio. Si tratta di artisti di varie epoche, stili, linguaggi. Il percorso espositivo non è cronologico, nel senso che abbiamo deciso di accostare epoche diverse a epoche attuali per vedere proprio questo scorrere anche del tempo, del soggetti, delle contaminazioni e dei linguaggi appunto diversi. E in questa mostra troviamo esposti artisti come Gina Roma, Eugenio da Venezia, Gigi Candiani, a tutti gli artisti veneti. L'arte veneta quindi è un contesto culturale da recuperare e valorizzare. Sicuramente, l'arte veneta sappiamo è una delle espressioni più forti, importanti del panorama nazionale. Parliamo di artisti appunto come Gina Roma, Cesco Magnolato, Eugenio da Venezia, giustamente, ma anche artisti attuali, artisti che hanno sicuramente lasciato il segno, che continuano a far parlare, ma soprattutto che attirano, diciamo, la nostra attenzione, il nostro sguardo, soprattutto per quella luce, per quei colori, per quell'attenzione al paesaggio che sappiamo essere una delle caratteristiche fondanti la scuola veneta da Bellini, Giorgione a Tiziano. Quindi la mostra ha, diciamo, anche un focus dedicato proprio al paesaggio, alla luce veneta, interpretato da questi nostri artisti che davvero sono il simbolo più alto anche della nostra regione, del nostro patrimonio nazionale. Questo paesaggio veneto di Gigi Candiani è la nuova acquisizione che la mostra porta alle collezioni cittadine. Sì, è presenza eccezionale, straordinaria di questa seconda edizione di Doni da scoprire è proprio Gigi Candiani. Era stata fatta una retrospettiva importante e significativa nel 2017. La famiglia Candiani ha espresso la volontà di donare un'altra opera al comune di Conegliano e quindi abbiamo pensato di onorare questa nuova acquisizione con una sala interamente dedicata all'artista. La nuova acquisizione, questo paesaggio veneto, Campagna a Brondolo, è un'opera del 1958 che racchiude tutta la bellezza, la freschezza, la poesia dell'opera di Gigi Candiani, che ricordiamo è uno dei grandi maestri veneti, nato nel 1903, morto nel 1963. Un fornaio che nel tempo libero usciva proprio nel paesaggio veneto, nelle colline di Vicenza, Padova, nei luoghi anche trevigiani, nei paesaggi asolani, per entrare a contatto con la natura ed esprimere compiutamente tutta la sua liricità, tutto il suo sentimento proprio nei confronti della pittura, a contatto diretto col paesaggio e con una pittura en plein air che sappiamo adesso essere sempre più rara. L'opera, ripeto, contiene tutta quella immediatezza, quella scintilla proprio di vita che era insita nel carattere di Gigi Candiani e nella sua magia interpretativa di un paesaggio vissuto dapprima come esperienza vera e poi riportato attraverso colori e pennelli con quelle sfumature delicatissime sulle tonalità del rosa che era proprio la sua cifra stilistica.